Donetsk lunedì 19 dicembre. Alle mie spalle gli operai non stanno spalando la neve nonostante questa notte mi sia caduta letteralmente un velo, ma stanno ripulendo le vetrate, le conseguenze del bombardamento di ieri sera. Un altro palazzo è stato colpito, sono stati 5 gli attacchi su Donetsk in giro di poche ore. È stato colpito nuovamente il centro della città, questo palazzo alle mie spalle, altri negozi qua vicini. Questa è la via centralissima Artyom, a poca distanza da qua è stato colpito lo stadio Olimpijskij, tra l'altro lo stadio di calcio proprio nel momento in cui si giocava la finale dei mondiali. Sono state colpite diverse case, diverse auto sono andate a fuoco ed è stato centrato anche l'ospedale Kalinin, al reparto di neurochirurgia pediatrica. Ci sono stati diversi feriti, un paziente è stato gravemente colpito, non ce l'ha fatta, è rimasto ucciso sul proprio letto d'ospedale. Questo è il sesto padiglione dell'ospedale di Donetsk, l'ospedale Kalinin, centrato ieri sera da uno dei razzi Grad sparati dell'esercito ucraino. Diversi i pazienti feriti, una persona non ce l'ha fatta, è rimasta uccisa, è morto in rianimazione. All'interno della struttura c'erano diversi bambini, diversi anziani, persone che non potevano muoversi, alzarsi dal proprio letto d'ospedale. Non è la prima volta che questa struttura viene colpita. Nel giro di veramente pochi giorni, di poco più di una settimana, è già il secondo attacco a questo ospedale.